non ci sembra altro che un gran galà della Federico II. Eppure l'importanza che ci attribuite non sembra sufficiente a farci prendere parola, se non quando, approfittando di questo genere di maxi eventi, ci riesce di fare una piccola forzatura. È evidente che mentre ci parlate non teniate particolarmente conto di quello che accade nel mondo reale, fuori dalle illustrissime mura della prima università di Napoli, in territori martoriati dalla povertà, in un paese dove sta avendo luogo il più grande attacco ai nostri diritti negli ultimi 50 anni, in un paese dove quando si è fortunati si va incontro al lavoro precario intermittente, ma dove più spesso purtroppo si va incontro alla disoccupazione. Ma è sufficiente anche solo guardare la selezione pagamenti di Segrepass per accorgerci che la tassa regionale campana per l'iscrizione all'università quest'anno è aumentata di altri 100 euro. In barba ai discorsi sul welfare studentesco, sull'accesso ai saperi che si fanno o in regione o a Roma, in Parlamento. Ti figuri? Non è che ce l'abbiamo con lei in particolare, ma oggi abbiamo la possibilità di dire quello che pensiamo. Poco importa se è un'iniziativa concepita per far parlare altri. Vi sentiamo un giorno sì, un giorno no alla televisione. E ogni mattina leggiamo quello che avete da dire sui quotidiani. E oggi quello che pensiamo abbiamo possibilità di dirlo a una senatrice della Repubblica Italiana, capogruppo in Parlamento di uno dei partiti simbolo della partitocrazia. Un partito, il PD, che fa parte dell'attuale maggioranza di governo. Un partito che ha contribuito attivamente alla macelleria sociale messa in atto da un governo eletto da un Parlamento, che per ammissione del suo stesso partito, senatrice, non è in grado di rappresentarci. Vede, senatrice, per noi è difficile dimenticare che il 28 giugno di quest'anno a votare il DDL Fornero c'era anche il suo partito. Come per noi è difficile dimenticare le sue parole rispetto a una legge che, colpendo l'articolo 18, nei fatti cancella anni di lotte sociali per il diritto a non essere licenziati senza giusta causa. Grazie. Vede, noi grazie ad altri provvedimenti, il pacchetto 3 o legge Biagi, che manco a dirlo avete votato voi, dell'articolo 18 probabilmente non avremmo usufruito mai. Ma dell'articolo 18 giovano le nostre madri e i nostri padri. E non è certo lasciando che licenzino i nostri genitori o che tolgono loro la pensione che sfuggiremo alla povertà, così piuttosto moriremmo di fame. Eppure appare piuttosto evidente come i partiti rappresentino oggi poco altro se non agglomerati di lobby e interessi economici. Faceva sorridere il titolo che appariva prorompente qualche giorno fa sul sito ufficiale del Partito Democratico: Goldman Sachs vota PD. Giusto per rinfrescare la memoria a qualcuno, quando parliamo di Goldman Sachs parliamo di una delle più grandi banche al mondo e parliamo di una delle banche maggiormente coinvolte nella crisi dei mutui del 2008. Ecco, non capiamo come possa essere ancora la partitocrazia a farsi da padrone nell'università italiana. Infine vogliamo che sappiate che l'università appartiene a chi la abita. Ogni volta che verrete qui a parlare di noi o per decidere di noi, ci troverete qui a prendere parola. Arrivederci.